E ben ritrovati a un'altra puntata di Gustibus. Ovviamente, anch'io guardando Gustibus. Certo, dopo qualche puntata già tu ti sei presa l'onorificenza del cappello da chef che l'avevamo consegnato a Enzo Romano. Quindi Praticamente sì, quindi. cosa hai imparato in queste due puntate? Sentiamo. Ho imparato che bisogna avere tanto amore per la cucina. Sì, che nell'acqua per bollire la pasta ci vuole il sale, che ci vuole un filino d'olio per cuocere un uovo fritto e poi. E poi che bisogna chiamare il signor Enzo perché altrimenti mangerete piatti vuoti. Ok, oggi cosa andremo a preparare? Un piatto molto semplice, tortino di alici con una crema fatta con patate, finocchi e zucca. Ok. Gli ingredienti per la ricetta di oggi sono alici marinate, prezzemolo tritato, salmoriglio di prezzemolo e pomodoro, pomodoro, menta, finocchio triturato, finocchio, zucca e patate lesse ed alici. Bene, come procediamo? Allora, bisogna innanzitutto marinare degli alici perché poi vengono messi nella crema, poi vedremo come, e con grande e tanta pazienza a una sistemare gli Sistemare le alici alici sulla pelle. nella pelle. Fare un primo strato, completarlo e poi il secondo strato farlo in maniera trasversale. Ok. Quindi andare a creare delle croci, Sì, e ok. fino a quando praticamente si finiscono le alici, di modo che così tra di loro si intrecciano e poi viene ancora meglio poi quando si deve Andare a tagliare. tagliare, sì, e mettere All'incirca le per quante persone è questa portata? pelle. Beh, di solito 4 persone. Via! Dobbiamo bagnare solo con Questo è un salmoriglio di prezzemolo sì, fatto con e un po' pomodoro. di vino bianco. Abbiamo finito il primo strato, mettiamo delle fettine di pomodoro tagliate finemente con del prezzemolo e poi iniziamo in maniera trasversale l'altro strato fino a completare. E vediamo che abbiamo completato l'ultimo strato delle alici, andiamo a mettere un pochino di prezzemolo tritato. E quindi come andiamo a completare questa ultima parte? Ok, andiamo a versare un filo d'olio, ricordiamo, non filtrato. Andiamo ad aggiungere il pan grattato. Diciamo una spolverata per andare a creare quella croccantezza. Andiamo a creare Faremo una salsa con le patate, la con le zucca verdure e il pomodoro. lessate. Adesso si passa ad infornare. Vogliamo ricordare la temperatura e per quanto. 180 gradi per 20 minuti circa. Ok, quindi ricordiamo 180 gradi, 20 minuti, forno ventilato Sì, normale, ventilato. ventilato. E ora andiamo a creare questa crema di zucca, finocchi e patate lesse e Esatto. alici marinate. Quindi andiamo a prendere il nostro frullatore ad immersione. Anche in questo caso, se non volete Se non volete macchiare in casa. divorziare prima, bisogna solo nella fase iniziale, poi non c'è bisogno. Ma che succede? Schizza. C'è qualcuno, oltre a schizzare, che sta succedendo? Ma da dove sei spuntato? Sotto il tavolo. Dove ti ripassi? Stai provando nella cucina sotto a cucinare qualcosa che hai visto prima o No, in realtà stavo raccogliendo le briciole. C'è una canzone famosa di Pierre Boy, perché Alice guarda i gatti guardano le alici E qui Letizia praticamente. guarda le alici, il Sì. Le alici che abbiamo marinato poco fa,
po' di tempo fa. Vedete che i cori già sono cotti, si possono mangiare anche così. Andiamo a correggere. Il consiglio che dà sempre il signor Enzo Romano è che, per quanto le dosi siano quelle, bisogna avere sempre gusto e palato, più che altro gusto, occhio e orecchio, ginocchio del timone. Destra, destra, sinistra, sinistra, avanti, indietro, avanti, avanti, avanti. Stiamo sfornando la... il tortino di Alici. Guardate un po' la composizione. Stiamo facendo un letto di crema che poi è morbida, si sente, si sente vellutata. È vellutata. Precisione, la perfezione. Ma neanche giotto, cioè se lo andiamo a analizzare, un cerchio perfetto. Ok. Aiutatevi con le mani. Bene. Bisogna incoronare, il nostro chef della giornata di Bustibus. Bene, il cappello è pronto. Un'altra puntata di Bustibus volge al termine. Voi seguiteci sempre qui su Bustibus. Contattateci sempre. Con tantissime nuove ricette. E contattateci appunto se avete anche voi la passione per la cucina, che noi saremo ben felici e lieti di venire a casa vostra a deliziare le vostre, i vostri piatti. Dunque, il piatto è pronto. Come ogni volta ormai il signor Enzo Romano non ci delude mai, sempre piatti davvero prelibati. Vi salutiamo appunto, mandiamo un arrivederci alla prossima puntata dove appunto Enzo Romano ci delizierà con nuovi piatti. E adesso direi che possiamo passare all'assaggio. E ancora questa volta il signor Enzo non ci delude perché è veramente squisito. Alla prossima puntata! Alla prossima! Sì, basta poco, insomma, nella cremina ho voluto riprodurre diciamo il gusto della patata che assorbe parecchio, poi il finocchio che dà morbidezza e la zucca che dà dolcezza, che contrasta un po'. Contrasta lo spirito di patata.